boom di richieste al CUP e liste di attesa dopo il Covid-19, l'ULSS7 corre i ripari. Come prevedibile, con la riapertura post-Covid-19 c'è un'esplosione di richieste di esami e di visite specialistiche nelle strutture dell'ULSS7 Pedemontana, nel Bassanese, sull'Altopiano e nell'Alto Vicentino. Il punto lo fa il commissario Bortolo Simoni. Mentre infatti l'epidemia provocata dal virus SARS-CoV-2 è quasi completamente rientrata, ad oggi si registrano 9 persone ricoverate. Erano quasi un centinaio a fine aprile e sembra aver retto l'urto una delle varie riaperture che si succede di maggio. Il ritorno alle normali negli ospedali e negli ambulatori sconta la situazione difficile della pre-epidemia e l'arresto di 2 mesi critici, tanto da aver costretto ad una profonda revisione e al potenziamento della infrastruttura che consente di richiedere prestazioni senza muoversi da casa, ossia nelle uniche 2 modalità possibili ad oggi, che sono la prenotazione via telefono e online. Con il ritorno graduale alla normalità, le richieste da evadere rigorosamente online e al telefono sono letteralmente esplose, tenuto conto dell'arretrato e delle nuove necessità di salute di un bacino di utenti di quasi 370.000 abitanti. Un problema sul problema, visti i ritardi preesistenti. Se prima dell'emergenza Covid-19 in entrambi i distretti una giornata tipo aveva un volume medio di 1.000-1.100 chiamate, a inizio marzo, il 2 per la precisione, prima che iniziasse l'emergenza, erano già salite 1.839 nel distretto 1 e 1.343 nel distretto 2. Dopo la riapertura del 4 maggio, il 10 giugno ad esempio, le chiamate al call center per prenotare sono montate nel distretto da 1 a 3.117, più 69%, nel distretto 2 a 1.757, più 31%. Simoni ci tiene a sottolineare che tra i 2 distretti, nonostante il servizio di call center fosse affidato a realtà diverse, il numero di operatori attivi in base al numero di telefonate ricevute è similare. Stiamo parlando di una mole di prenotazioni annue erogate l'anno scorso a 1.725.000 per il distretto 1 e 1.774.461 per il distretto 2. Abbiamo fatto un grosso lavoro per uniformare metodiche, tecnologie e personale tra i distretti. Risultato, le criticità ci sono, ma con il nuovo sistema, sostiene, stanno diminuendo i tempi di attesa telefonici. Se prima dell'epidemia per fissare una prenotazione bisognava rimanere attaccati alla cornetta 15 minuti, adesso, spiega, ne bastano 7.